Non passa settimana, o forse giorno dal 1950, che qualcuno non accenni alla Corea del Nord come la sentinella di ogni vizio antidemocratico e antiumanitario, come una sorta di metro di antigiudizio, anche se poi a questo grano fisso del rosario occidentale non viene apposta alcuna informazione concreta che vada oltre il mitico Kim Il-sung o il lancio di missili precato da Washington. Un gioco perverso nel quale chi rimarrà col cerino in mano sarà tentato di dare fuoco alle polveri. La continua citazione negativa, l'atto di fede a cui nessuno si sottrae, mentre nulla si conosce della Corea del Sud salvo che produce auto, telefonini ed elettrodomestici, la parte meridionale della penisola coreana da 70 anni colonia americana è forse il paradiso. Affatto, la Corte Suprema del paese qualche giorno fa si è espressa per la destituzione immediata della presidentessa Park Geun-hye per estorsione e abuso di potere. Non si tratta solo di una mela marcia che si faceva dettare le decisioni e i discorsi da una sciamana, tale Choi Soon-sil, e che in 4 anni è riuscita ad incamerare la bellezza di quasi 70 milioni di dollari in mazzette, è stata solo poco prudente e mal consigliata nel mungere il vasto sistema di corruzione che governa il paese e di cui tirano le fila i grandi gruppi industriali. Basti dire che anche il capo del più importante complesso del paese, la Samsung, la marca più gettonata dalla CIA, come sappiamo da WikiLeaks, è sotto blanda inchiesta per aver foraggiato la presidentessa con somme stratosferiche al fine di ottenere i provvedimenti che voleva. E la medesima cosa hanno fatto anche gli altri gruppi produttivi di rilievo. Questi fatti cadono in un periodo di particolare tensione ed è forse per questo che abbiamo potuto vedere qualche pensoso articolo sulla faccenda e non solo qualche trafiletto, ma la vicenda di Park Geun-hye non è che l'ultimo capitolo di una storia del Sud Corea dove la democrazia è sempre e solo stata una formalità pura e semplice, dal 1948 al 1960 il paese è stato retto con poteri dittatoriali da Syngman Rhee che, a parte il vizio di far sbattere in galera vita i parlamentari che votavano contro di lui, non si è risparmiato in stragi e massacri per reprimere le sommosse popolari dei comunisti ancor prima della guerra. Impossibile fare la conta delle vittime complessive, ma conosciamo quelle del singolo eccidio dell'isola di Jeju, discriminata, la cui storia è spesso omessa dai libri di storia sudcoreani, dove furono massacrate dalle 14.000 alle 30.000 persone. Il fatto era che la popolazione coreana voleva andare alle urne per eleggere un solo presidente per l'intero paese, ma gli USA e Re che del resto era vissuto per 40 anni negli States, prima di diventare l'americano di Seoul, preferivano la divisione per una semplice evidenza, una Corea unita sarebbe stata fatalmente sotto l'influenza della Cina, al contrario di un ridotto separato dal continente e tenuto dal potere navale USA. Caduto nel 1960 a causa dell'insurrezione popolare chiamata Rivoluzione d'Aprile e guidata dagli studenti, fu sostituito dopo un breve interregno e con un colpo di stato militare da un altro autocrate, il generale Park Chung-hae, un personaggio che aveva iniziato la sua carriera militare a fianco dei giapponesi coi quali combatté, che successivamente venne arrestato da Re per sospetto comunismo e liberato dopo la vendita dei nomi dei compagni, ma che cominciò una miracolosa scalata agli alti gradi solo dopo un periodo di addestramento a Fort Steele in Oklahoma. Subito dopo l'ascesa al potere fondò un suo servizio segreto la KCIA, tanto per rendere più chiare le cose e mentre inaugurava il regime corruttivo, si dedicava alle purghe tra gli oppositori e i suoi stessi amici. Tra il 1963 e il 1973 si rivelò molto grato ai suoi burattinai mandando 320.000 soldati e 100.000 consiglieri civili a combattere in Vietnam a fianco degli americani ricevendone in cambio decine di miliardi di dollari in sovvenzioni, trasferimento di tecnologie e trattati commerciali di favore dando così inizio al decollo produttivo del paese. Decollo che era assolutamente necessario nell'ambito della guerra fredda visto che fino ad allora la Corea del Nord, sebbene a minor densità di popolazione, era molto più industrializzata del Sud, avendo ricevuto in eredità gli impianti industriali e chimici giapponesi oltre all'aiuto tecnologico di URSS, Cina e Germania dell'Est. Va detto per inciso che ancora adesso, sebbene non se ne parli per nulla, l'economia della Nord Corea è abbastanza vivace, è il nono produttore mondiale di frutta, il 15° di fluorite, il 12° di rame oltre a magnesite e grafite, ha significative produzioni meccaniche ed elettriche e un PIL che cresce fra l'1,5 e il 4% annuo. Solo che rilevazioni economiche esclusivamente fondate sui criteri del consumismo occidentale non riescono a aggregare in un insieme coerente realtà e numeri.
Comunque sia il generale Park Chung-hae, che governava anche grazie ai decreti di emergenza risalenti alla guerra, non facendosi scrupolo di ricorrere alla tortura o all'incarcerazione senza processo, fu assassinato dal capo della KCIA e sostituito dal generale Chun Do-hwan, anche lui addestrato in USA e il cui unico atto di rilievo consiste nel massacro di Gwangju, dove nel 1980 furono massacrati 165 studenti, dando vita al massacro nella città che mietè 5.000 vittime civili e 14.000 feriti. Yeah!
Mit Pomp und mit Pathos wird ein neuer Präsident gekürt. Chun Doo-hwan, 49 Jahre alt, Südkoreas neuer Diktator. Als im Frühjahr des Jahres zunächst in der Metropole Seoul und danach in der Provinzhauptstadt Gwangju Unruhen vor allem unter Studenten ausbrechen, lassen die Militärs den Protest brutal ersticken. Erneut wird über Südkorea der Notstand verhängt. Es ging ums Überleben der Nation, bekennt Chun Doo-hwan später. Es ging, wie sich mittlerweile herausstellte, vor allem um Chun Doo-hwans eigenes Überleben. Schrift Time. Jeder, der den Soldaten in den Weg kam, schreibt er, wurde erbarmungslos geschlagen. Wenn die Soldaten Verletzte auf der Straße liegen sahen, schlugen sie noch einmal drauf. In der Schilderung einer jungen Koreanerin heißt es, solche Grausamkeiten, erinnern sich unsere Eltern, hat es nicht einmal im Koreakrieg gegeben. Im Laufe dieses Tages werden die Parolen der Studenten immer dramatischer. Wir sind bereit zu sterben, heißt es nun, und tötet uns. Jetzt erst wird das Ausmaß des Massakers deutlich, das Regierungstruppen an den ersten Tagen des Aufstandes unter der Bevölkerung angerichtet haben. Die Zahl der Toten geht mindestens in die Hunderte. Immer wieder werden neue Listen mit den Namen von Getöteten ausgehängt. Ist mein Sohn auch darunter? Oder meine Mutter? Oder meine Tochter? Oder mein Vater? Gwangju trauert. Ja. 27. Mai. Das Militär überfällt Gwangju. Ne, 진상을 한마디도 말하지 않았다. 오히려 북한 괴뢰 운운하면서 광주 시민을 위협하고 있었다. 평정이 돼가고 있습니다. 계엄군은 그동안 광주 사태를 평화적으로 해결하기 위해서 전력을 계엄군의 시민 살해에 분노한 사람들은 모두 극렬한 폭도였고 군대가 국민을 총으로 쏘아 죽이는 일은 모두 정당한 일이 되고 말았다. 극렬한 폭도들에 의해 호전되기는커녕 오히려 악화되는 조짐이 보였다. 따라서 군은 생활고와 온갖 위협에 시달리는 선량한 시민을 구출하기 위해서 오늘 오전 3시 30분 화면 속의 광주는 어처구니 없게도 평화로웠다. KBS는 국민을 속이고 진실을 감추는 데 성공했다. 끝까지 씻을 수 없는 엄청난 죄를 짓고 말았다. La storia prosegue con una serie di personaggi che non hanno fatto altro che perfezionare il sistema che lega le esili strutture del potere legale e politico alle grandi concentrazioni industriali le quali fanno il bello e il cattivo tempo, sostanzialmente pagando loro la tangente. E infine si arriva a Park Geun-hye, figlia dell'autocrate Park Chung-hae, colta con le mani nella marmellata, soprattutto perché non si è accorta che il clima è cambiato, che i drastici tagli al sistema pubblico attraverso il quale il potere ha comprato un'incerta pace sociale, stanno mettendo a rischio il sistema sudcoreano dove peraltro, per chi non lo sappia, esiste ufficialmente la censura sulla stampa, anche se questo i freedomari di ogni specie non ve lo verranno a dire, lasciando le cose nel vago.